sola astronave. Una? E sei certo? Sì, la chiamavano Pillar of Autumn. Perché non è stata distrutta con il resto della flotta? È fuggita mentre devastavamo il pianeta. L'ho seguita con le forze a disposizione. Quando hai visto Halo la prima volta, sei stato accecato dalla sua maestosità. Accecato? Paralizzato, stordito. No. Tuttavia gli umani sfuggirono alle nostre astronavi, atterrarono sull'anello sacro e lo profanarono con i loro immondi piedi. Nobili gerarchi, certamente capite che dopo l'attacco del parassita... Che nel concilio regni l'ordine! Hai fatto bene a concentrare la tua attenzione sui Flood, ma questo Daemon, questo Master Chief... Quando ho scoperto le intenzioni del Daemon, non potevo fare più nulla. Nobile profeta della verità, tutto ciò è durato fin troppo. Che sia punito in modo esemplare. Il concilio lo esige. Tu sei uno dei nostri strumenti più preziosi. A lungo hai guidato la nostra flotta con onore e merito. Ma la tua incapacità nella difesa di Halo è stata una grave mancanza. Ciò è stata un'eresia. Io procederò nella mia campagna contro gli umani. No, non lo farai. Presto il grande viaggio avrà inizio. Quando ciò avverrà però, il peso della tua eresia graverà su di te. E tu sarai abbandonato. Il rivestimento stava per cedere, vedo della viscosità nello strato di gel. L'ottica completamente andata. Dell'unità energetica è meglio non parlare. Sai quanto costa questa roba, ragazzo? Vai a dirlo ai Covenant. Beh, immagino che comunque fosse obsoleta. La tua nuova corazza è una Mark VI, arrivata questa mattina da Songnam. Vaci piano finché non padroneggi le nuove funzioni. Ok, verifichiamo il sistema di puntamento. Guarda la luce in alto. Bene, ora guarda la luce in basso. Perfetto, di nuovo la luce in alto. Ci siamo, e ora quella in basso. Ok. Sembra tutto a posto. Aspetta, ora disattivo gli inibitori. Muoviti un po' per ambientarti. Quando sei pronto, vieni da me al comando a distanza. Ehi, vacci piano. Attento, così ti romperai un tendine. Fai attenzione, perché non ho intenzione di ripetermi. Questa stazione verificherà gli scudi energetici a ricarica. Dai, entra, ti farò vedere. Gli scudi della tua nuova corazza sono molto resistenti, molto efficaci. Meglio della tecnologia Covenant usata per la Mark V. Tombola! Come puoi vedere, si ricaricano molto più velocemente. Se i tuoi scudi cedono, trovati un riparo e aspetta che l'indicatore ritorni al massimo. Certo, puoi nascondersi dietro di me. Allora, hai finito col mio ragazzo? Ormai se la cava anche da solo. La sua corazza è a posto. Puoi andare, figliolo, ma cerca di non strafare. Tranquillo, lo terrò per mano. Allora, Johnson, quando mi dirai come hai fatto a tornare qui tutto d'un pezzo? Spiacente, segreto militare. Vai al diavolo!
E scordati pure che ti sistemi il mirino della tua A2. Oh, oggi è davvero di buon umore. Magari Lord Hood ha dimenticato di invitarlo. Ah, la Terra. Sono anni che non la vedo. Quando sono partito, la griglia di difesa orbitale era ancora un progetto nella mente dei politici. E ora guarda, il Cairo è soltanto una delle 300 piattaforme geostazionarie. Il fucile Khan potrebbe trapassare una nave da guerra Covenant. Con il fuoco concentrato di Atene e Malta, nulla potrebbe superare indenne questa forza da battaglia. È da stamattina che arrivano astronavi. Nessuno dice molto, c'è qualcosa di grosso nell'aria. Avevi detto niente telecamere. E mi avevi detto che avresti messo qualcosa di carino. La gente ha bisogno di eroi e da speranza. Per cui sorridi, ti spiace? Almeno finché c'è un motivo per farlo. Una bella folla. Se sono qui per sentirmi implorare, resteranno delusi. E sei certo? Signori, siamo lieti di riavervi qui. Parla pure, Cortana. Un altro segnale, vicino a Io. Abbiamo inviato delle sonde. Mi spiace, ma credo proprio che dovremmo darci una mossa. Ti vedo in forma. Grazie. Sergente Maggiore, la Croce Coloniale viene conferita per il coraggio e la devozione dimostrati per un soldato del Corpo Spaziale Terrestre. Non esiste eresia più grave. Che sia ad esempio per coloro che oseranno deludere i Covenant. Comandante Miranda Keys, le azioni di tuo padre hanno onorato la nobile tradizione delle nostre forze armate. Il suo coraggio, di fronte a una sfida impossibile, è motivo di vanto per lui e per il CST. La Marina ha perso uno degli uomini migliori. Spaziale oltre le nostre forze. Fammi vedere. 15 navi da guerra dei Covenant stazionate appena oltre la portata di tiro. Parla l'ammiraglio Harper. Stiamo ingaggiando il nemico. Negativo, ammiraglio. Perimetro difensivo attorno alla forza da battaglia. Vai alla tua nave, comandante, e unisciti alla flotta. Signor sì. Hai il fucile Cam, Cortana. Non appena sono a tiro, inizia a sparare. Certo.
C'è qualcosa che non va. La flotta che ha distrutto Reach era infinitamente più grande. Signore, nuovi contatti. Tantissime navi d'abordaggio. Cercheranno di disattivare i nostri fucili cannon. Così le loro navi avranno via libera verso la Terra. Master Chief, difendi questa stazione. Sì, signore. Ho bisogno di un'arma. Da questa parte. Ai posti di combattimento. Come va, Malta? Un attimo. Agganciati. Fuoco amico, scegliete il vostro bersaglio. Sono in formazione base. I piccoli davanti, quelli grossi dietro. Buona fortuna, al Cairo. La stazione di sicurezza 4 è sotto attacco.
del pesca. Si ritirano! Abbiamo vinto! Ehi, siamo messi davvero male! Prepararsi all'impatto. Abbandonando Atene. Cortana, quadro tattico. L'esplosione proveniva dall'interno di Atene, come premalta. L'attacco dei Covenant era mirato all'inserimento di una bomba. Allora è sicuro che ne hanno portato una anche qui. Trovala, capo. Personale non combattente nei settori pressurizzati. Thank you.
Forza di sicurezza al Terminal 2. Avanti, capo, di qua! Ero quasi a punto quando sono comparsi. Non sono sicura, siamo qui. Signore, gli assalitori sono nel centro di puntamento. Hanno una bomba. Puoi disarmarla? Sì, ma avrò bisogno che il capo mi porti a contatto con il detonatore. Capo, raggiungi la bomba, in fretta. Cortana, priorità sui bersagli e fuoco a volontà. Annientiamo quegli incrociatori uno alla volta. Secondo Echelon, tieni a bada i trasporti. Registrazione di tutti i vascelli nemici a portata di tiro. 13 incrociatori, 2 trasporti d'assalto. Sarà un inferno. Au! Non mi è piaciuto per niente.
prepari all'evacuazione. Meglio che tu non lo sappia. Cairo, qui è Elina Amberclad. Lo scudo del trasporto è andato. Sono in posizione, pronta all'attacco immediato. Negativo, comandante. Non contro una nave così. Non da sola. Signore, chiedo di lasciare la stazione. Per quale motivo, Master Chief? Per rispedire ai Covenant la loro bomba. Permesso accordato. So,
a cosa stai pensando. È una follia. Beh, resta qui. Purtroppo per entrambi. Io adoro le follie. Solo una domanda. Che succede se sbagli? Non sbaglierò. Forza! Lo scontro si sposta sulla superficie.